Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo. Parleremo di una cosa molto interessante, ossia di vacanze sportive per ragazzi, Fabrizio. Sì, perché è arrivato il momento di parlare dei nostri figli, dei vostri figli. Abbiamo discusso più volte del problema, anche economico molto spesso, di quando finiscono le scuole, cosa fargli fare, soprattutto se Luca si lavora, magari non si hanno i nonni, magari non si ha una seconda casa al mare. Ecco, un fiorire di opportunità, centri, certo. Sì, e di centri estivi dove fare attività in sicurezza. E poi, a proposito di vacanze sportive, noi ne parliamo con Loredana Barra, che è un'insegnante di educazione fisica, ma soprattutto è responsabile dell'Unione Italiana Sport per Tutti, l'UISP. Benvenuta a Italia in Diretta, Loredana. Buongiorno a tutti e a tutte. Andiamo velocemente, Loredana, partiamo subito del valore educativo dello sport nelle vostre attività che organizzate. Allora, più che valore, uno, parlerei di valori, no? Di cui lo sport è portatore, la lealtà, l'amicizia, la solidarietà. Spesso ci soffermiamo su questa funzione preventiva del movimento rispetto alla salute dei grandi, ma soprattutto dei bambini, visto che stiamo parlando di bambini e bambine adesso. Che età hanno in genere i vostri iscritti? Nei nostri centri estivi i bambini hanno dai 3 ai 14 anni. Sono centri estivi ovviamente sparsi per tutto il territorio italiano. Quindi li avete in montagna, al mare, al lago, ovunque? Dalla montagna alla città, dalla collina alla pianura, dagli spazi urbani alle periferie territoriali, da nord a sud, da est a ovest. E cosa fanno i ragazzi? Allora, le attività sono tantissime. Pensate che noi abbiamo 256 centri estivi attivi in tutto il territorio italiano, che sono giornalieri o residenziali, sono itineranti oppure stanziali, e la parola d'ordine ovviamente è sempre lo sport, il movimento, certo. E in generale gli stili di vita sani e attivi. A proposito di quello che abbiamo appena detto, esatto, sui valori dello sport e lo sport in Costituzione. Sì. E a proposito di quello che avete detto anche voi, a cui avete accennato, una cosa importante è che con la chiusura di tutte le scuole la questione aperta per le famiglie è quella della possibilità di iscrivere o meno i propri figli ai centri estivi, perché si parla di tutela di valori che non sempre corrispondono a tutela di diritti, e non è soltanto una necessità di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, ma di fatto i centri estivi sono opportunità sociali ed educative per i bambini, e soprattutto nel contesto della povertà educativa limitano quel fenomeno della perdita di apprendimenti che avviene inesorabilmente durante le chiusure scolastiche prolungate. Certamente, lei parlava Loredana di 256, se non sbaglio, sì, centri estivi non ve li posso descrivere tutti assolutamente. In 2 minuti. Quello che le chiedo, però siamo in chiusura, è se in qualche modo I ragazzi nella loro permanenza fanno anche delle esperienze legate al territorio dove sono, cioè vengono portati ad esplorare il territorio, ad ammirare le bellezze di questi posti, di questi luoghi. Esatto, assolutamente sì, e questo diciamo è un nostro punto di forza, perché si può partire da una scuola, da un punto di incontro il primo mattino, e poi con mezzi pubblici o a piedi andare per esempio all'ippodromo per fare attività equestri, o in una baia ventosa per fare surf, oppure al tennis club della città per vedere un po' se è poi così difficile colpire quella pallina. Abbiamo centri estivi che si fanno per strada, in strada, nelle piazze e nelle vie. I bambini giocano con una rete tra due pali, per esempio, o con un canestro mobile, e condividono il sapere con gli anziani, per esempio, dei paesi in via di spopolamento. Abbiamo centri bellissimi in impianti sportivi, dove ci sono pareti di arrampicata e piscina, campi di basket e di calcio, rampe per lo skate, muretti per il parkour, in cui sport disciplinati e indisciplinati si incontrano per dare ai bambini e alle bambine opportunità
possibilità anche di fare delle scelte, visto e considerato l'età di cui stiamo parlando. Vabbè, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Allora, grazie, buon lavoro, soprattutto visto che avete un compito fondamentale, quello di educare i nostri figli, i bambini che ancora devono scoprire il mondo e naturalmente lo devono fare nel migliore dei modi, all'insegna dei valori fondamentali in cui lo sport sicuramente è fondamentale e importantissimo. Grazie, Allora, grazie mille. Arrivederci.